Siamo con Christophe Grosset, specialista certificates per Unicredit. Dottor Grosset, approfitto della sua presenza per chiederle questa 21esima edizione dell'IT Forum, quali sono state le aspettative e se sono state rispettate? Ma l'IT Forum per noi è un momento in cui andiamo a fare formazione, andiamo a incontrare i nostri investitori, quelli che stanno utilizzando i certificates. È un momento in cui vogliamo consentire a chi viene, se fa il sforzo di andare in fiera, di poter portarci qualcosa a casa, portarci novità, portarci la possibilità di andare a fare meglio i suoi investimenti, e per quello abbiamo lanciato questa iniziativa digitale, il One Market Simulator, che mi consente di praticamente in 5 minuti di confrontare con veri dati del mercato, investendo sull'andamento del nostro FTSE MIB utilizzando un certificato a leva. Questo è un esempio di come in 5 minuti posso vedere come sto reagendo, che sentimento sto incontrando, e quello mi aiuta poi quando torno a casa, quando mi ritrovo davanti alla mia piattaforma, per non fare errore che potrei avere fatto perché non avevo incolto bene cosa dovevo fare. Dunque, i certificati sono strumenti molto innovativi che mi consentono di investire in modo diverso, cioè non essere più unicamente legato a scegliere un'azione e sperare che sale, ma investire su un'azione con una protezione, poter incassare rendimenti in un contesto di tasse basse, investire a leva, e tutto quello in un contesto di mercato regolamentato. Dunque, per noi IT Forum è sempre e rimane uno dei momenti nel nostro intenso piano di formazione, che non si limita alla fiera ma che va anche a coprire webinar, incontri sul territorio, momenti di formazione, il nostro blog sul sito. Dunque, un insieme di elementi che mi accompagnano nel mio trading, che mi aiutano ad investire, capire gli strumenti e soprattutto trovare cosa possano essere gli strumenti del momento. I certificates, ricordiamolo, non sono strumenti evergreen, ma ci sono una larga offerta che mi consente di scegliere quello che fa per me, ed è quello che vogliamo portare, vogliamo dare a chi viene a Rimini, la possibilità di confrontarci con queste novità e la possibilità di saperle utilizzare in modo consapevole. Ecco, a proposito di formazione, educazione finanziaria e tecnologia, quali sono le principali novità che avete portato per i vostri clienti qui a Rimini? Ma la principale novità è stato, come l'avevamo detto, il nostro simulatore, però non ci limitiamo a quello. Il certificates è un strumento che per essenza è l'innovazione, perché i mercati cambiano, proponiamo sempre dei nuovi strumenti. In particolare abbiamo portato, prima dell'ETF in quotazione, i stock bonus, questi certificati che mi consentano di puntare a rendimenti importanti nell'arco comunque di tempi brevi, stiamo parlando di un mese a tre mesi, e di rendimenti che si attestano nell'ordine comunque del 9-12%, questo è l'obiettivo, senza dimenticare la cosa che fa la forza del certificato, cioè avere una protezione. Un esempio classico: un certificato su un'azione che oggi mi compro mi viene rimborsato a un prezzo maggiorato del 10% fra un mese, a patto che questa medesima azione non vada a infrangere un livello predefinito posto ad esempio al 15% dei livelli attuali. Dunque, un investimento che punta al rendimento e nello stesso tempo che mi offre una protezione. Il certificato è l'innovazione, noi la mettiamo a disposizione, e lo dicevamo, l'importanza è quella di andare ad investire su questi prodotti in modo consapevole. Ecco, dottor Grosset, i primi 6 mesi del 2019 sono stati molto positivi per il comparto dei certificati quotati in Italia. Quali sono le vostre prospettive per i prossimi 6 mesi, per la fine dell'anno? Ma la tendenza è stata completamente rimbalzata. Sia all'inizio dell'anno si cercava protezione, dopo un quarto trimestre del 2018 che è stato un po' più difficile da leggere, dunque tanti strumenti a protezione con garanzie sulle cedole. Il mese di maggio si ritorna ad andare a cercare rendimenti, e mi spiego anche per questo il successo che hanno questi stock bonus. Il stock bonus comunque rappresentano tuttora già il 40% dei scambi sui bonus certificates. Cosa ci aspettiamo per i prossimi mesi? Ci aspettiamo due strategie da parte del nostro investitore, al quale stiamo effettivamente rispondendo: la ricerca di rendimenti in tempi più brevi che per la prima parte dell'anno, dunque strumenti che mi consentono di accumulare rendimenti nell'arco di un mese, 2 mesi, ma non di più, e poi la ricerca di strumenti invece di un po' più medio termine, cioè dei cash collect che non saranno più a una scadenza di un anno, ma sul quale l'investitore si vorrebbe posizionare su 2 anni. Dunque stiamo rispondendo
rispondendo con Stock Bonus, stiamo rispondendo con dei cash collect che emetteremo il 20 di giugno, che offriranno questa possibilità di avere dei coupon importanti e garantiti. Dunque appuntamento sul nostro sito investimenti.unicredit.it, e poi naturalmente ci aspettiamo che il rimbalzo della volatilità che abbiamo conosciuto nel mese di maggio si prosegua almeno parzialmente nella seconda parte dell'anno, e per quello andremo di nuovo a completare la nostra gamma di strumenti di trading con i covered bonds, ma anche con novità che saranno a breve sul mercato. Questo è il punto di vista di Unicredit, e ringrazio dunque Christophe Grosset, specialista certificate per la banca.